Questa sera 20:35, come detto, nuova puntata di Non è l'Arena sulla 7. Massimo Giletti è con noi stamattina per le anticipazioni. Massimo, buona domenica. Buona domenica a tutti, ciao Luigi. Buongiorno. Beh, Massimo, di che cosa si parlerà? Il tema, al centro del tema è evidente, la magistratura, quello che sta succedendo, l'ennesima debacle di quello che stiamo, ormai non capiamo più questa magistratura dove va. Credo che ci sia veramente necessità di una riforma seria, però non si è mai riuscita politicamente a fare, quindi è evidente che ancora una volta non ci fa una bella figura. Tra l'altro porteremo una testimonianza che solleverà ulteriori grandi polemiche, perché è un racconto di quello che è successo tra Davigo e una persona importante, un parlamentare importante. Quindi situazione giustizia in primo piano, ma poi ci sarà anche, immaginiamo, la situazione attuale con... No, guarda, noi andiamo su inchieste che stiamo seguendo, qui andiamo su quella di Grillo, perché comunque questa settimana le ragazze hanno parlato attraverso i verbali che sono usciti su alcuni giornali. Il lavoro è ovviamente sulla criminalità, perché quello è un must ormai nel nostro programma, Milano è al centro, i rapporti che poi interessano anche forse RTL, nel senso che la musica e la criminalità. C'è un trend di giovani rapper che usano la musica per mandare dei messaggi molto pesanti, molto forti, di esaltazione di un percorso contro il quale credo bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Si creano delle gang molto giovani che iniziano a conquistare determinati quartieri. Massimo, hai detto giustamente, è necessaria una riforma della giustizia. Anche il premier Draghi, io vado a memoria nel discorso programmatico che fece alle Camere prima di ricevere la fiducia, disse: tra le riforme necessarie c'è anche quella della giustizia civile. E siamo tutti d'accordo su questo, ma che cosa serve alla giustizia? Cioè, per sveltire i tempi, che bisogna fare? Ma basterebbe, per esempio, guardare cosa fanno all'estero. Ti rubo 30 secondi. Un caso clamoroso, mi ricordo il presidente del Bayer di Monaco, una grande squadra, non fa ricorso, condannato in primo grado a 3 anni e mezzo, mi sembra, tutti esaltare in Italia il fatto che lui, una volta condannato, non faccia appello. Sapete perché? Perché se avesse fatto appello sapendo che era ovviamente colpevole, in Germania se sai e fai appello solo per perdere tempo ti raddoppiano la pena, per esempio, e ti raddoppiano anche le sanzioni amministrative. Cioè bisognerebbe guardare all'estero, per esempio in Francia non si motivano le sentenze, si condanna una persona a 5 anni, 4 anni, 10 anni senza perdere tempo in ore, pagine, pagine, si è condannato. Ecco, quindi se uno guarda all'estero e utilizza quello che all'estero funziona, lo applica in Italia senza perdere tempo a fare grandi congressi, discorsi, tavoli, esperti, non esperti. Applicate quello che funziona all'estero, provate. Intanto in Italia si guarda nuove riaperture, il premier Draghi è stato molto chiaro, ha detto l'intenzione naturalmente è quella di aprire, ma dobbiamo usare razionalità, dobbiamo usare la testa, e poi ancora la battaglia sul coprifuoco che potrebbe slittare alle 23, alle 24, si troverà mai una linea che vada bene a tutti? Guarda, se fosse stato un democristiano al potere avrebbe detto 23:30. Avrebbe fatto una via di mezzo, ma noi qui ormai abbiamo perso un po' il senso della logica, e c'è quel dominio totale dei virologi, esperti in TV, che ormai vedo che si arrabbiano violentemente, diventano degli sgarbi, dei piccoli sgarbi, alcuni reagendo in modo tosto, non lo so, è complicato. Io lo ribadisco, la teologia della paura. Oggi si vive in un mondo dove ormai si ha paura anche di abbracciare una persona. Fateci caso, le cose psicologiche che ci portiamo dentro di questa pandemia non saranno facili. Ci sono due generazioni molto giovani che non sono mai andate quasi a scuola in questi ultimi anni, cioè, oppure all'inizio abbiamo fatto grandi errori, adesso sarebbe ora di smettere di fare errori e di rischiare, avere un po' di voglia di rischiare, visto che i vaccini stanno arrivando, per fortuna, andiamo avanti in questa direzione senza tornare a chiudere come concetto di base. Massimo Giletti torna questa sera sulla 7 con Non è l'Arena alle 20:35 e poi venerdì mattina alle 8 Giletti 102.5 qui su RTL 102.5. Massimo, grazie, buona domenica e buon lavoro. Grazie Barbara, a tutti voi, ciao, grazie. Grazie, grazie Massimo.